c'erano coltelli, botte alle porte. E come si fa? Hanno spaccato tutto. Una persona sola ha spaccato un hotel. Ancora episodi violenti e ancora una volta si accendono le polemiche sull'ex hotel River di San Giovanni Valdarno. Fa schifo, mi deve credere. Anche stanotte hanno demolito delle porte. L'ultima furiosa lite ha portato a 3 denunce, 2 uomini e una donna, tutti occupanti abusivi dell'edificio. L'immobile è sottoposto a procedura esecutiva all'Istituto di Vendite Giudiziarie del Tribunale di Arezzo. E all'asta, ma non è venduta. Capito? Quindi è un problema questo. Ormai un mese fa l'ordinanza di sgombero per motivi di gravi carenze igienico-sanitarie firmata dalla sindaca Valentina Vadi, ma ancora nulla sembra essere cambiato. Tanti sono abusivi, ma non fa niente, non tutti, ora ne è rimasti 2 o 3 che vanno via, ma sono tutti abusivi. Ora saremo costretti a staccare la luce, l'acqua, ogni cosa, ma non escono la gente. C'è bisogno di un intervento delle forze dell'ordine. Deve venire le forze dell'ordine, ma non vengano. Leggali, così fa una foto. Doveva essere chiuso giorno 5. Oggi è giorno 1. C'è anche chi da tempo vive all'interno della struttura, fino a qualche mese fa in una situazione borderline, e che adesso vive nella paura. Non è più fattibile stare qui, anche stanotte, dalle 3 in poi sono guai. Anche per loro adesso c'è l'obbligo di lasciare la struttura. Sarebbero già stati attivati i servizi sociali, come fa sapere la prima cittadina. Io non chiedo chissà cosa. Un posto dove mettermi. Resta infine la rabbia e la preoccupazione dei cittadini. C'è bisogno proprio di un intervento delle forze dell'ordine, andare a controllare lì dietro per vedere. Però noi abbiamo paura con i garage. L'altro giorno l'amico nostro lì, lo stesso, ha messo il catenaccio, e mica possiamo stare così.